Ciao amici di Camper! Beh, le mie gambe non sono quelle di Edoardo Tasca, ma oggi sono io ad accompagnarvi in una dimora storica pazzesca. Ma corriamo subito a vedere questa dimora. Unforgettable. That's what you are. Eccola la nostra Stefania, come stai? Bene Marco, benvenuto. Bene, io sono impaziente di vedere la tua dimora pazzesca. Ci accompagni? Assolutamente, vi accompagno al borgo storico Seghetti Paniti. Andiamo. Vabbè, bella Stefania, che grandezza, maestosità, questo pavimento pazzesco a scacchi, ma che pavimento è? Marco, questo è un pavimento tipico massonico di fine 800. Io qua vedo tutte queste porte, sono curiosissimo. Sono tutti mondi diversi. Andiamo a vedere subito. Andiamo. Ma che meraviglia! Ma dove siamo qui? Siamo nel salotto d'estate perché è il luogo più fresco della casa, quindi ci raduniamo tutti qui come famiglia a bere anche limonate fresche. E tutti questi arazzi che vedo, che sono meravigliosi? Sono dei succhi d'erba. Ecco, ne sapessi una. E che cosa sono i succhi d'erba? Il succo d'erba, a differenza di un arazzo che è tessuto al telaio, viene dipinto su tela grezza. Quindi questo è ancora più bello. È ancora più meraviglioso ed è dedicato alla natura, quindi alla flora e alla fauna. Bene, bene, bene. Ma che meraviglia! Cioè, mi hai portato in una sala, cioè in una stanza da giochi da grande, perché non è da piccoli, sennò ci sarebbe una console. E qui abbiamo un meraviglioso biliardo. Esatto, Marco. Ti dovresti immaginare gli uomini con le loro pipe, i loro sigari a giocare qui a biliardo. Che si riunivano, quindi tutto il fumo nella stanza. Esatto, esatto. E il chiacchiericcio, il pettegolezzo invece delle signore che giocavano a carte in salotto. Perché gli uomini non chiacchieravano? No, giocavano. Guarda questo laghetto, il ponticello, le querce secolari, la statua di Venere. Ma quanto vuoi per tutta questa roba qui? Perché io me la voglio comprare, è troppo bella. Marco, mi ci devi far riflettere, ma non so se ce l'hai. Vabbè, ma io tratto, baratto. Vabbè, comunque adesso pensaci, perché adesso ti saluto, ti do un bacione. Grazie Marco. Bella Stefania, ci vediamo presto, ciao. Grazie. Un'altra dimora storica è stata visitata, io ringrazio l'Associazione Dimora Storica Italiana e alla prossima dimora. Ciao!